Susanna Basso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Benvenuta, benvenuta davvero qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per raccontare di una figura della letteratura scomparsa proprio ieri all'età di 92 anni. Alice Munro, premio Nobel del 2013. La donna che ha esaltato la forma del racconto, l'ha nobilitato. Susanna Basso è la sua traduttrice che ci ha permesso di scoprire molta scrittura di Alice Munro. Tra l'altro ricordo la conversazione avuta con lei, Susanna Basso, il giorno dell'assegnazione del premio Nobel, per l'appunto era il 2013, e conversammo su Alice Munro e ci ritroviamo a conversare oggi a poche ore dalla sua scomparsa. Lei come ha saputo di questa notizia, Susanna Basso? L'ho saputo da una telefonata della casa editrice dell'Einaudi ieri pomeriggio. È stato, mi ricordo precisamente una telefonata di molti anni prima, del 2013, in cui mi si diceva che Alice Munro aveva vinto il Nobel. Mi ricordo questa gioia potente che avevo provato. E ieri c'è stato come un grandissimo silenzio. Non avevo, Alice Munro era in silenzio da molto tempo, ma adesso, cioè, ma c'è sempre comunque una differenza. È stata proprio una tristezza strana, perché è una persona della quale mi sembra di sapere così tante cose, e pur avendola incontrata una sola volta nella vita, quindi non potendo dire di conoscerla, ma queste 4.000 pagine di suoi racconti sui quali ho lavorato mi hanno messa in contatto con lei e in conversazione con lei in modo che è impareggiabile nella storia del mio mestiere personale. Dalla gioia potente al grande silenzio. Potremmo dire che queste due definizioni attraversano proprio anche i racconti, anche lo sguardo, la narrativa di Alice Munro. Sì. Lei è stata, come recita appunto la motivazione del Nobel, maestra del racconto, maestra anche nella sua caparbietà di restare nel racconto, nella sua precisa volontà. E quindi è come se avesse in realtà offerto un Nobel a questa forma, oltre che al Canada, perché i suoi racconti non sono di per sé rivoluzionari, sono rivoluzionari nella loro grandezza e nella capacità di contenere tutto quello che la letteratura altissima ha da dare, non necessariamente in forma, in un formato che venga definito più o meno illustre. Il formato del racconto lei l'ha reso appunto illustre quanto merita appunto un premio Nobel. Attraverso la, come dire, la ripetizione di spunti narrativi, e per ripetizione intendo proprio la domanda costante, cioè ripetere, domandare ancora a quel bandolo narrativo, altre cose per 14 raccolte successive. Ed è forse proprio questo che è restare nel racconto, come lei, Susanna Basso, ha detto poco fa, perché è facile dire restare nel racconto, però questa è una proprietà che probabilmente non tutti gli scrittori hanno, nonostante il possesso della parola, della scrittura. Certo, sì, infatti io quando sono tornata a casa ieri, la prima cosa che ho fatto di impulso è stata andare davanti ai suoi libri, allo scaffale che li contiene, e i due che ho preso sono Danza delle ombre felici e Uscirne vivi, che sono il primo e l'ultimo, la prima raccolta e l'ultima raccolta. Mi è venuto istintivo riguardare questi due testi, che tra l'altro io ho tradotto in forma inversa, ho tradotto la sua prima raccolta dopo aver tradotto la sua ultima,
È stata una stranissima andirivieni sui suoi testi per me, per ragioni editoriali. E questi due testi, naturalmente li ho aperti, ho sfogliato, guardato le dediche, ho guardato la forma e la lunghezza dei racconti. Ho cercato in quel momento di tristezza, intanto di rimettermi in contatto con quello che è lei per me, cioè con le sue parole scritte, e poi di vedere che cosa era successo in questo lungo, lunghissimo arco di tempo della sua produzione. E sono successe tantissime cose, come se avesse consumato queste storie senza mai consumarle davvero, come se ci fosse un ritorno e che lei testimonia con questo finale dell'ultima raccolta in cui dice: io avevo quattro cose da dire. Queste quattro cose che ci scrive, sono quattro racconti finali, brevi, molto brevi per la media della sua lunghezza. In quei quattro racconti c'è tutto quello che lei aveva da dire. È come se lei ci dicesse: tutto quello che avete detto prima è qua. Tutto quello che avete da dire, da leggere qua è il suo ultimo libro, Uscirne vivi, tradotto così in Italia, Dear Life, se non ricordo male, Dear Life, Dear Life, sì, esatto. nell'edizione originale, è veramente proprio un addio, no? Un ritornare sui passi di una vita con la consapevolezza che la coniugazione del verbo ricordare è nello stesso Richiamare al cuore. richiamare al cuore, nello stesso tempo scrivere. Forse sono le uniche attività che Alice Munro poteva permettersi e voleva a tutti i costi per donarsi ancora quella possibilità di vivere nonostante il male. Certo, infatti, e ha saputo farlo, ha raccontato se stessa attraverso le sue storie, ha raccontato un mondo, ha raccontato posti immaginari e quanto mai reali, ha raccontato la malattia, ha raccontato la morte, la vecchiaia, l'allontanamento, l'abbandono, l'infanzia, donne, tantissime donne, ragazze, bambine, animali, posti, alberi, e tutto è diventato meraviglia, meraviglia di lettura. Io credo che la cosa migliore che si possa fare oggi per chi volesse ricordare Alice Munro sia prendere un racconto a caso, aprirlo e poi, appunto, concedersi queste 2 ore di gioia. E leggere quello che Alice scriveva della vita, perché lei, Susanna Basso, in apertura di questa conversazione ha parlato della normalità, no? Di quel gesto dello scrivere, ma la particolarità era che andava proprio nel dettaglio, come c'è scritto nel libro Uscirne vivi, scrivere alla vita, ma soprattutto scrivere la vita. Forse in questa frase c'è proprio tutta quanta la storia umana e letteraria di Munro. Sì, è quello che si trova, cioè l'aver saputo distillare una forma di autobiografismo e poi sparire, cioè proprio davvero come nella poesia di Chamusini, costruire un'impalcatura fortissima di storie, perché le storie di Alice Munro sono storie strutturate con una precisione e i suoi ripensamenti sullo stesso bando narrativo lo testimoniano, e ciò nonostante alla fine si ha l'impressione che lei sia riuscita a sfilare il ponteggio e a lasciarci queste storie nude nelle quali entriamo con la nostra bussola. Ecco, e quindi ci muoviamo nelle sue storie senza che lei ci indichi. Le storie precedenti che poi lei riscrive spesso hanno ancora degli accenni di indicazioni di lettura, le prime storie che ha scritto. E poi man mano queste cose vengono sempre più sfilate, fino ad arrivare all'asciuttezza di uscirne vivi, no? Questo spolpamento della storia per consegnare soltanto quello che mi veniva da definire al tempo il materiale radioattivo, il residuo secco. Susanna Basso, mi racconta di quella volta che lei ha incontrato Alice Munro? L'unica volta è stata un'emozione grandissima, credo non solo per me, perché Alice Munro non accettava molto facilmente di spostarsi dal Canada. A quel tempo aveva
77 anni, quando è arrivata in Italia in quel luglio torrido, in una Roma splendida e impossibile per una canadese, e aveva accettato di venire in Italia per il premio Flaiano che le era stato attribuito, e ci incontrammo quindi in un hotel di Roma dove lei arrivò con la figlia. Fu un incontro, io ero emozionatissima, come spesso mi succede quando mi capita di incontrare qualche autore che traduco, per la ragione che dicevo prima, perché c'è una specie di disparità tra quello che mi sembra di sapere e il fatto che non ho mai incontrato la persona, quindi in particolare con Alice Moreau. Non posso dire che mi mise a mio agio, quello che ci mise o che mise me a mio agio fu nel pomeriggio, in questo incontro in una saletta dell'albergo, in cui cominciamo a parlare delle sue storie, e a un certo punto sembrava quasi che facessimo, diciamo, dei pettegolezzi sui personaggi, cioè conoscevamo, ci dicevamo dei nomi, o io lanciavo un nome, lei incominciava a parlare di quel personaggio, io ribattevo. Mi sono finalmente sentita a mio agio in questo suo mondo immaginario, che era quello che io conoscevo. E poi ci sono stati appunto qualche cena ufficiale al consolato canadese, qualche momento in cui io avevo modo di osservare questa donna, osservare i suoi movimenti, la sua grazia, bellissima donna, e la sua intelligenza tagliente nei commenti, nel guardarsi intorno, nel farsi domande su questa Italia così ai suoi piedi e al tempo stesso così lontana dalla sua modalità di reagire alle cose. Questa mattina, prima di cominciare questa conversazione, sono andato a riprendere i libri nello scaffale della libreria e li ho messi uno vicino all'altro, no? Semplicemente per vedere le copertine di questi libri, ovviamente, non tutti, ma ciò che lega le copertine dei libri di Alice Moreau sono le figure di donne. Donne giovani, meno giovani, bambine, ecco, c'è questa continua presenza femminile, che non è semplicemente un fatto estetico perché si sta parlando di copertina, ma la copertina qui entra proprio nel respiro della narrazione. Eh sì, certo, sono tutte queste donne di varia statura anche narrativa, no? Si va dalla comparsa, le donne che entrano nelle storie, che attraversano i ponti di questi piccoli centri americani, che entrano in quelle chiese, che entrano in quei drugstore, che si vergognano del vestito che indossano, che si imbarazzano per un commento, le bambine che si indignano per la morte di un animale, cioè tutte queste le cattiverie terribili di certa infanzia, o insomma c'è di tutto, ecco, c'è uno spettro di possibilità psicologica, emotiva, esistenziale dell'universo donna, secondo me abbastanza impareggiato. Susanna Basso, lei ha detto poco fa che ha preso la notizia dopo aver chiuso la telefonata e è andata nella sua biblioteca a prendere un libro di Alice Moreau. Lei ce l'ha un libro vicino a lei adesso? Ce li ho tutti e due, cioè quelli che ho preso. Ho Danza delle ombre felici e Uscirne vivi, questi, il primo e l'ultimo, perché ecco, questi ho preso naturalmente. Prenda caso uno dei due e ci apra a caso una pagina e ci legga una decina di righe. Sì, allora apro a caso, aiuto, a caso più o meno. Allora, leggo, visto che siamo qui per questa ragione, io vi leggo le ultime righe dell'ultimo libro. Uscirne vivi. Dicono, esatto, dicono: non tornai a casa per la sua ultima malattia e nemmeno per il funerale. Avevo due bambine piccole e non avrei saputo a chi lasciarle a Vancouver. Avremmo fatto anche fatica a spendere i soldi del viaggio e mio marito era il tipo che sdegna le formalità. Ma perché scaricare la colpa su di lui? La pensavo così anch'io. Di certe cose diciamo che non si possono perdonare o che non ce le perdoneremo mai, e invece poi lo facciamo di continuo.
Eh sì, è una chiusura di un libro che non può non interrogarci sul fatto del perdono, di quelle cose che non ci diciamo e poi nonostante tutto il perdono lo produciamo di Lo continuo, produciamo per salvarci, per uscirne vivi. per uscirne vivi. Grazie davvero, Susanna Basso, del tempo che ci ha dedicato e buona giornata. Grazie, grazie a lei, grazie.